Ciao Marco, Ciao. un'ipnosi regressiva per te e registriamo sempre con il solito metodo che stiamo utilizzando qui in sede. Chi non vuole apparire pubblicamente con il volto sul video, per ragioni personali, di privacy, quello che sia, non entra direttamente in portata di camera. Ci sarà solo il mio busto visibile. Questo mi permette di non editare ulteriormente il video per coprire il volto, però sì, mi permette di avvicinare la webcam più al viso per poter aumentare la qualità dell'audio, quindi avvicinare il microfono alla bocca. Allora Marco, dici quali sono i punti da toccare con questa sessione di ipnosi. Allora, punti, sempre stanchezza cronica, da sempre, posso dire da piccolo, sempre mal di schiena, male cervicali, anche tutto il lombare, che poi mi influisce anche sullo stomaco e la pancia. Quindi stanchezza cronica e poi dolori Sì, dolore alla schiena, alla schiena, cervicali, sempre fin da piccolo, schiena, lombare soprattutto. cervicale e stomaco. Sì, tutto l'apparato digerente dove scarico tutta l'ansia, mi scarica tutto qua. Fa proprio un blocco anche col respiro. Ok, ansia, bene. E poi, come ti dicevo prima, quel discorso lì. Vuoi ripeterlo in camera? Quello della dunque, quell'immagine che ho della mosca, di questo insetto grande. Tu hai un'immagine da bambino, Da ti bambino, ricordi? sì, questa. Quando andavo prima di andare a letto, mi ricordo che avevo un sogno. Avevo comunque paura che c'era questo insetto che volesse entrare, che era lì fuori. Quindi tu ti ricordi come di un insetto che volesse Sì, ho entrare in proprio camera? l'immagine di questa mosca Quanto grande? enorme, quanto la finestra. Ok, mosca gigante. Cos'altro? E poi cosa mi hanno detto? Quella stanchezza. Dicevi dell'acufene? L'acufene, sì, che mi sono svegliato una mattina. Io l'ho percepito, siccome stavo facendo, prendevo delle pastiglie, avevo finito la cura di quelle cose lì. Sembrava quasi una crisi di astinenza da queste. Ora non so se questa cosa è dovuta alle pastiglie perché dava questo problema come effetto collaterale. E quindi non lo so, però ce l'ho ancora da 7 anni a sta parte. Da 7 anni a questa parte Sì, non più. fisso dentro e poi c'ho sempre queste chiacchiere nella testa, sai, quando c'è sempre Sì. una parlantina, qualcosa che non è mai la testa libera, non è mai. Da 7 anni a questa parte, queste chiacchiere. Diciamo che ho sempre queste. Non riesco, non c'è neanche più la concentrazione quando leggi un libro, che leggi, poi non ti ricordi neanche più le cose, la memoria, anche problemi di equilibrio, tutte queste cose, una cosa a catena, diciamo. Problemi di memoria ed equilibrio. C'è una lista di cose da dire, però. Memoria, equilibrio. Altro? E se vuoi te ne dico tantissime, danno fastidio gli apparecchi elettronici, il frigorifero, il ticchettio degli orologi, anche gli stessi computer, le ventole, o quando entro in un megastore dove sono tutti questi apparecchi, anche nei centri commerciali, tutto un disequilibrio che Ti danno mi fastidio dà gli apparecchiature fastidio, elettroniche, no? mi dà fastidio, sì, alle Vabbè. frequenze, alcune frequenze. Va bene, cominciamo allora. Cominciamo con la fase dell'induzione. Adesso io comincio a contare da 10 a 1 verso il basso. E nel frattempo senti che il tuo corpo si rilassa. E senti che
ad ogni tocco di campana. Il tuo corpo si rilassa. Dieci. Senti il tuo corpo rilassarsi ad ogni tuo respiro. E senti il tuo corpo appesantirsi ad ogni mia parola. Lentamente. Senti il tuo corpo appesantirsi dai piedi e adesso i tuoi piedi si appesantiscono, sprofondano. Vanno sempre più in profondità. Senti questa pesantezza arrivare fino alle ginocchia. Senti la parte bassa delle tue gambe sprofondare. Pesanti nel letto. Senti questa pesantezza arrivare fino alle ginocchia e poi ancora fino al bacino, riempiendo completamente le gambe che sprofondano. Pesanti. Vanno sempre più giù in profondità. Sei
pesante. Rilassato. Questo momento qualsiasi rumore ambientale di fondo ti rilassa ancora di più. Da questo momento qualsiasi movimento attorno a te ti manda ancora di più in profondità. Anche la tua schiena sprofonda muscolo dopo muscolo sprofonda. Che l'addome sprofonda, pesante. Anche il petto sprofonda. Pesante. Tre. Le spalle sono pesanti. Le braccia pesanti. Pesanti. La testa.
adesso. Conto da 1 a 3. Mentre conto, tu vai in un ricordo, uno qualsiasi. Uno che sceglie la tua mente. Conto da 1 a 3. E vai lì. Cosa stai ricordando? Non so. Vedi qualcosa? Non ancora. Ma se qualcosa non mi vuole far vedere. No, ma ancora è presto per visualizzare. Prima di visualizzare, senti. Per esempio. Qualcosa che inquieto nello stomaco. Senti qualcosa di inquieto nello stomaco, bene. Si sta incazzando. E nello stomaco. Chiedigli mentalmente. Chi è? Come si chiama? Dammi il nome che ti arriva in mente. Non te lo dice. Si nasconde. Perché si nasconde? Chiedigli se ha paura. Penso di sì. Di chi ha paura? Di Di me, di noi. Digli che non vogliamo fargli assolutamente del male. Chiedigli di uscire allo scoperto. La prima cosa, che ti dia il suo nome, come si chiama? Beh, lascialo lì per adesso. Crea disturbo, non capisco. Lascialo lì per adesso, adesso ci arriviamo a lui. Noi intanto andiamo avanti. Tu vai al ricordo adesso. Al ricordo di quella mosca, di quell'insetto che ti appare alla finestra. Vai lì. Quando sei lì mi avvisi. Sembra che oscura la finestra, ora. Tu in questo ricordo dove sei? Quanti Sul letto. anni hai? Più Boh. o meno. Forse 10. 10 anni. Nella stanza con te c'è qualcuno. Mio fratello. Cosa sta facendo tuo fratello? Dorme. Tu sei sveglio? Non
Sì, no, boh, non capisco se è un sogno o se lo vedo veramente. Adesso vediamo. Che ore sono? Non so, forse le 11. Cerca un orologio nella stanza o in casa. Forse le 10. Le Le 10 di sera? 11. Sì. Sei coperto? Di che colore sono le coperte? Coperta bianca, bianca-blu. Di che colore è la coperta di tuo fratello? Blu. Quante finestre ci sono nella tua Una, stanza? la finestra grande del balcone. In quale posizione è rispetto al tuo letto? È sulla destra, sulla mia destra. Osserva la finestra. Cosa vedi? Cosa c'è di fronte? Una casa? Degli alberi? Cosa vedi? Beh, di fronte c'è il palazzo, di fronte. Parte del paese che vedo. Adesso vai al momento, avanza nel tempo, vai al momento in cui appare quell'insetto. Non lo definiscono. Vedi qualcosa? No. Chiamalo. Digli di farsi vedere alla finestra. Cosa vedi? Beh, Non si fa vedere. andiamo intanto ad un altro ricordo. Vai ad un ricordo, uno qualsiasi. Vai. Anzi, vai alla causa della tua stanchezza cronica. Vai lì. Sei. Non so, come qualcosa che mi disturba, non mi fa andare. Senti qualcosa nello stomaco ancora? No, come se fosse andato via. E che si è nascosto, eh? Forse ha capito che insomma era meglio se si nasconde. Ora non sento niente, non vedo niente. Come se fosse uscito qualcosa. Ok, osservati dall'alto. Osservati tu in questa branda, in questo divano, e osservati dall'alto. Dimmi come ti vedi. Non riesco a visualizzarmi. Io conto di nuovo da 10 a 1. Mentre conto, tu dia a questa cosa che ti disturba nello stomaco di uscire fuori, di presentarsi, di identificarsi.
Sento come se ci fosse un bambino che piangesse dentro di me. Che voglia di piangere. Canalizzalo. Fai tu quello che farebbe lui se avesse un corpo. Se vuoi piangere, piangi. Se vuoi dire delle cose, dille. Io conto verso il basso. Non c'è rabbia. Non 10. tristezza, rabbia. C'è una parte che si sta arrabbiando. Falla arrabbiare. 3. Una parte vuole piangere. Piangi. Non riesce. 2. Fammi parlare con questo essere. Come ti chiami? Dimmi tutto quello che ti passa per la mente. Vaffanculo. Ti chiami Vaffanculo? No, tu vaffanculo. Ti chiami tu Vaffanculo? Bel nome. Da quanto tempo sei lì dentro? Te che cazzo te ne frega? Tanto o poco? È da tanto o da poco che sei lì. E ci stai male o bene? Te ne vuoi andare via da lì? E perché non vai via? Cosa ti trattiene? Non posso. Perché non puoi? Muoio. Chi te l'ha detta sta cazzata? Lui. Lui chi? Primo. Te l'ha detto primo? Dov'è primo? Nascosto. Dove? Non lo sai? All'universo. Ti ha messo lui lì dentro? Sì. Perché? Mi ha permesso. Te l'ha permesso? Mi ha promesso. Cosa ti ha promesso? Un po' di energia. E tu la stai ricevendo questa energia? Sì? Non troppo. Quanto tempo fa te lo ha promesso? Da sempre. Vuoi che ti aiuti? Sì. Ho bisogno solo di un po' di collaborazione. Come ti chiami? Per Non ha importanza. te non ha importanza, però per me sì, perché devo identificarti. Non me ne frega. Quindi non vuoi essere aiutato? Ti lascio lì? Ok, Sì. io ti lascio lì allora. Adesso lasciami con primo. Primo? Mi senti? Ok, Non parlo con te. perché? Se nessuno. Solo per questo non mi parli? Però lo hai già fatto.
Mi sembra abbastanza. Come si chiama quell'essere che ha messo dentro lo stomaco di Marco? Un volgare. Un volgare? Un volgare lux. Un volgare lux. E perché lo ha messo lì? Perché Perché è uno stupido. è stupido? Cosa ha fatto? Non conta un cazzo. E perché lo ha messo lì? L'hai Perché rompono le scatole? messo per disfartene? Sì. Prima di stare lì dentro, dove stava? Quale Aveva un corpo. corpo aveva? Boh. Il corpo ce l'aveva sulla terra? Dove No. ce lo aveva? Che Non so. forma aveva il suo corpo? Strano, non so. E poi? Come ti ha rotto le scatole? Cosa ha fatto? Come può un volgare Lux rompere le scatole a te, che sei un primo? Stai zitto. Come? Come ha fatto? Lasciami con Lux. Lux, mi senti? Senti Lux, ho parlato con Primo. Diciamo che sei un po' incasinato. Sei sicuro di voler rimanere lì? Questa è una possibilità che hai per liberarti. Sei sicuro di voler stare lì? Tu lo sai che ti ha messo in carcere? Lo sai che ti ha rinchiuso in un corpo di carne? Quando puoi stare libero nell'infinito? Come faccio? È semplice. Ho solo bisogno della tua collaborazione. Se tu segui le mie istruzioni, ti liberi. Adesso dimmi, in quale parte del corpo di Marco sei? Ovunque. Ci sono delle parti del corpo in cui non ci sei? In quale? A quale sintonia ti aggrappi? A quale frequenza ti sintonizzi per rimanere attaccato nel corpo? 432. 432? Questa frequenza 432, dove la stai trovando nel corpo di Marco? La sua anima. A quale emozione corrisponde? A tutte. Non corrisponde a tutte, è una parte. Osserva quale emozione Quando si incazza. è. La rabbia? Adesso cerco di eliminare la rabbia da Marco, così tu puoi liberarti, puoi uscire da questo corpo carcere. Lasciami con Marco. Marco, mi senti? Hai sentito la conversazione? Adesso dobbiamo trasformare la rabbia in un'altra emozione o in qualcos'altro. Le emozioni le creiamo noi, in base alla frequenza che utilizziamo per modificare l'energia che raccogliamo dall'infinito. Noi creiamo le emozioni. Adesso localizza la tua rabbia, dimmi in quale parte del corpo la vedi. Bene, Lo stomaco. esattamente in quale zona? Proprio lo stomaco. Come la Lo stomaco. visualizzi? Stesso. Dimmi che forma e che colore È come un ovale. ha. È un ovale? Di che colore? Può essere scuro, non so. Un colore scuro.
questa energia, questa rabbia inovale può essere modificata cambiando la frequenza. Sei pronto a cambiarle la frequenza? Bene, Sì. cambiala. Dimmi in cosa vuoi trasformarla. L'amore. Fallo. Comincia a cambiare la frequenza. Prima di tutto, di' a Lux di essere identificato. Digli di apparire con la sua forma davanti a te. E mi dici come si presenta. No, vedo un boh, specie di patuffolo. Un ubatuffolo. Luminoso? Di che colore? Luce, colore bianco, bianco giallo Un bianco giallastro, no? Una luce bianco giallastra? Ecco, forse. adesso comincia. Vuoi che ti copra? Sì. Adesso comincia ad alterare queste frequenze, a modificare la rabbia, trasformala in un'altra emozione molto. 452 452, perfetto, cambiala. Quando sei a 452 dimmelo. A cosa corrisponde il 452? blu Blu? E a quale emozione? felicità Felicità. Come ti senti a 452? Allegro? E adesso osserva Lux cosa sta facendo. Osserva se si stacca. Non lo vedi più. Non so se è nascosto o se non so. Riabbassa la 432 e dimmi se ti riappare. Non so. Sei a 432? Provi rabbia? Quindi non sei a 432. Come ti senti adesso? Bene. Non lo so, non sono convinto. Produci un po' di rabbia. E No, perché? che dobbiamo vedere dove è finito Lux. Non lo so come si fa. Produci un po' di rabbia, poi basta No, come faccio? volerlo. Ora non è che ti devi incazzare, però Non riesco. ce la fai più, vabbè. Non lo so. Ok, allora vai a cercare il Lux, quello che era lì prima, quel batuffolino giallo-bianco. Cercalo, dimmi dove è andato. Lo vedi? Non visualizzo niente. Beh, sembra che sia andato via. Non Facciamo un sono controllo. convinto. Boh, non lo so. Facciamo un controllo adesso. Adesso controlliamo dentro il tuo corpo, vediamo cosa c'è. Se c'è qualcosa. Entra dalla parte superiore della testa. Entra nel tuo cranio. E quando sei dentro il tuo cranio, mi dici come lo vedi dall'interno. Non riesco a fare questa cosa. Cosa vedi adesso? Facciamo così. Di' al primo di mettersi davanti a te. Se interferisce con te, lui appare. Qua a sinistra. Come lo vedi?
tartufolino è qua. Ah, il tartufolino è lì. È staccato da te. Sembra fuori tra me e primo. Prima davanti, alto, gigantesco. Boh, forse. Capisco bene, è tutto un confuso, non capisco bene. Adesso, mentre andiamo piano piano a fondo della situazione, l'immagine ti si fa sempre più chiara. Dimmi quanto è. Questo disturbo nella testa, che è qualcosa che mi disturba, non riesco a. A concentrarti. Esatto. Bene, esattamente in quale parte della testa senti questo disturbo? Dentro, forse la pineale, non All'interno del cranio? Tu vuoi che questo disturbo cessi? Bene, so. Sì. Certo, sì. dia prima di eliminare quel dispositivo che ti disturba. Adesso. E mi dici cosa succede. Cosa succede? Lui non lo vedo perché lui non è definito, è una cosa. Ok, allora toglila tu. Appoggia le tue mani energetiche sul tuo cranio e aumenti la frequenza finché il dispositivo non salta. Fino a quando senti che non ci sono più interferenze nella tua mente. Aumenta la frequenza. E dimmi cosa senti, cosa vedi, cosa succede. Mi arriva tutto disturbato, non riesco a. Qualcosa che fa resistenza. Vuoi che ti aiuti io? Sì. Adesso io appoggio la mia mano sulla tua testa e questo dispositivo che ti disturba, salta, smette di funzionare, si disintegra, torna alla sua dimensione perché quella zona aumenta di frequenza, d'accordo? Adesso io appoggio la mia mano sulla tua testa e tu senti che le interferenze cominciano a scomparire e riesci a visualizzare sempre più chiaramente questo primo e questo lux. Li fai sempre più chiari, li vedi sempre più chiari. Riesci a vedere questo primo sempre più definito. Adesso dimmi quanto è alto primo. Lui non ha dimensione, lui può fare quello che vuole, può essere quello che vuole. In questo momento che forma? Non so, se non, vedo un aggeggio, Cosa vedi? È un aggeggino, questo che si sta staccando dalla tua testa? Che forse, forma ha? Bene, sembra un tipo un relè, una cosa del genere. adesso questo relè me lo porto via. Lo prendo, lo sto tirando fuori, lo sto tirando fuori e fuori. Adesso dia prima di prendere forma per essere identificato, che prenda la forma che vuole, però una forma. Che Sparito. se è sparito, non gliene frega niente. Lux è sparito pure. Non lo visualizzo, non lo so, però non sono sicuro. Sento troppi disturbi non riesco a focalizzare. Bene, facciamo un altro tipo di... Cambiamo metodo. Lo cambiamo strategia, d'accordo? Adesso scompaiono tutti i parassiti,
tutti gli eventuali impianti che i parassiti hanno utilizzato fino adesso, semplicemente cambiando banda di frequenza. Loro agiscono su una banda di frequenza ben definita. Gli impianti funzionano ad una banda, ad un range di frequenza ben definito. Basta uscire fuori da questo range, da questa banda, e tu smetti di avere contatti, relazioni, interferenze, questi esseri con questi parassiti e i loro impianti. Adesso dimmi tu, in questo momento, a che frequenza vibri? Dimmi il numero che ti arriva in mente. 452. Adesso siamo 452. Adesso dimmi la frequenza minima e massima di Lux. 320, Sì. 570, 570. ok. E adesso dimmi la banda di frequenza minimo e massimo di primo. 1 Lui è infinito, lui fa quello che vuole. Lui è ovunque. Lui può entrare, uscire, lui fa come vuole. Allora, lui fa quello che vuole dentro del suo mondo, dentro del suo creato. Al di fuori del suo creato non è nessuno. In questo momento tu sei dentro il suo creato, però puoi uscire fuori in qualsiasi momento. Il suo creato, esiste dentro una banda di frequenze, non oltre. Il suo ologramma funziona dentro di una banda di frequenze. Dammi queste frequenze, minimo e massimo. Cosa ti arriva in mente? Non ho capito. Dammi il minimo e il massimo, il valore minimo e il valore massimo delle frequenze del creato di primo. Di questo primo. 320 320. è la minima? La massima? È Sempre 570. la stessa del Lux? Sì. Bene. Se noi usciamo da queste frequenze, andiamo oltre questi valori, il mondo di primo svanisce, o meglio, rimane alla sua frequenza. Siamo noi che siamo andati in un'altra dimensione, d'accordo? È il modo di salire, di uscire. Tu Ma lui adesso vibri a 452. torna. No, non torna. Perché non può superare 570. A meno che tu non scenda. Adesso dobbiamo aumentare la frequenza e portarla intanto verso i 570. Aumentala gradatamente. Aumenta la frequenza da 452, portala a 500. Quando sei a 500 mi avvisi. Ci sei già? Quando faccio il 5 mi ritorna il 4. No, vai a 499. Cosa me lo impedisce? A 499 arrivi? No, non me lo fanno fare. Vai al massimo in cui tu puoi. Disturbando di nuovo. Dammi la frequenza massima a cui puoi arrivare. Adesso ci pensiamo noi a cambiare lo scatto. Mi hanno bloccato lì. 452. A quale frequenza? Beh, questo 452 a cosa corrisponde? A quale emozione? Blu. Che emozione è il blu? Felice. Bello. È bello, no? Stai bene lì? Ok.
Adesso dimmi dov'è il dispositivo che ti blocca a 452. In quale punto del tuo corpo? L'intestino. Nell'intestino. Che forma ha? Uno strano. Più o meno. Sembra tipo una boh. Pezzo di ferro con dei tipo dei chiodi che con un diamante blu sopra. Quanto è lungo? 10-15 centimetri. Esattamente in quale parte dell'intestino è? Ce l'ho nella pancia. Chi lo ha messo lì? Bene. Loro. Chiama chi lo ha messo. Chiamalo. Digli di presentarsi. Chi è venuto? Ma penso sembra sempre loro. Non quello. Quelli verdi. No, Un grigio? quelli Un squamati. rettile? Un Sì. Mi rettiloide? vengono loro. Ok, quanti ne sono arrivati? Boh, vedo tutti mescolati. Beh, chiama il capo. Si è presentato come il capo. No. Che forma ha? Tutti si nascondono, vanno e vengono, non si fanno, non vogliono che io vedo. Ok, adesso ordina al responsabile, a colui che ha messo quell'impianto lì, nell'intestino, di toglierlo. Ordinagli di rimuoverlo. Tu non lo vuoi più. E mi racconti cosa succede. Forse l'ho tolto. Chi l'ha tolto? È uno. Ma cambiano forma. Tutto Va bene, quale? un. Tutto uno schifo. L'ha tolto? Penso di sì. Dov'è? Digli di distruggerlo davanti a te. Penso che l'ha distrutto. Adesso che non c'è più quell'impianto lì, aumenta la tua frequenza, portala a 499. Sei. Cambiare il colore. Sta cambiando il colore. Lo devo cambiare, se no non va avanti. Cambialo. Cambia il colore. Bianco. Quando sei sul bianco dimmelo. Ci sei già?
Questo bianco a che frequenza vibra? 4,9. Adesso aumenta ancora. Porta la frequenza a 550. Sul verde. 550. Come Verde. ti senti? Adesso porta la frequenza a 600. Usciamo fuori da questa banda. Via. Quanto sei? Devo cambiare. Sei a 600. Come ti senti a 600? Rosso, arancione. Adesso dimmi dove vedi, se vedi, Lux. Come lo vedi? Penso di no. Non lo vedi? Sa di no. Senti qualcosa nello stomaco? Adesso cerca primo, dimmi se lo vedi e dove lo vedi. Fuori. Lo vedi fuori? Fuori dove? Che forma, con quale forma lo vedi da lì, da dove sei adesso? Posso vedere solo le gambe e basta. Come sono le sue gambe? Enormi, di tipo di marmo. Gambe di marmo. Qualcosa del genere. Non è tridimensionale, è piatto l'immagine. No. Adesso che sei a 600, facciamo un controllo nel tuo corpo. Entra dalla parte superiore della testa e osserva il tuo cranio dall'interno. Quando sei lì mi avvisi, quando sei nel tuo cranio. Sei. Non capisco, c'è un'immagine strana, uno col passamontagna, Uno con il passamontagna. un occhio strano, Un occhio. non so, non capisco cosa. Cos'altro ti appare? Perso questa cosa così. C'è ancora? Cosa vedi nel tuo cranio? Percepisco niente, non so. Dimmi se percepisci qualche dispositivo nel tuo corpo. Non so se lo stomaco vedo. Riesco a capire se è un'immagine che mi creo io Cosa vedi? o... come un tipo quello di prima nello stomaco, una cosa simile. Tipo quel look lì.
No, quel dispositivo di ferro. Ah, ok. Però. Beh, chiama il responsabile e digli di toglierlo. Chi arriva? Non arriva nessuno. Probabilmente già ha smesso di funzionare. Aumenta ancora di più la tua frequenza. Portala a 800. Come ti senti a 800? Bene. Senti qualcosa nello stomaco? No. Senti qualcosa nel petto? Nella testa? Testa è sempre il mio sibilo, quello. Ah, ecco, in quale parte lo senti? Eliminiamo pure questo. È sempre. È tutto, però corre sulla linea, penso, energetica, Corre su un asse. un asse energetico, credo, da questa sensazione. Adesso Più sulla sinistra. dimmi che forma ha questa cosa che ti provoca il sibilo. Che forma ha? Non so se come un'antenna, Come o un'antenna? come una pallina, Una pallina? E piccola, una sfera. in quale punto della tua testa si trova la pallina? Dentro il cranio. Al centro? Osserva questa antenna, questa pallina, se riceve o trasmette informazioni. Osserva se ci sono delle onde elettromagnetiche che passano da lì. Come se ci fosse un canale aperto. Beh, osserva cosa c'è dall'altra parte del canale. Vai dall'altra parte. Trasmittente, un'antenna che trasmette. Questa antenna trasmette da dove? Dove si trova l'antenna? Di Di là. là dove? Dall'altra parte. Dall'altra parte di cosa? Come L'universo. si chiama il posto dove c'è questa antenna? Andromeda. Andromeda. Chi lavora su questa antenna, su Andromeda? Vai a vedere. Delle ombre? Le ombre nere sono. In questo momento chi c'è lì a lavorare su questa antenna? Qualcuno allo schermo. Qualcuno allo schermo. Su questo schermo cosa c'è? Che forma ha questo che sta davanti allo schermo? Sono scuri, sono
Ombre scure. Tu vuoi che questo collegamento sia attivo? No. Dia quest'ombra scura davanti a questo monitor di interrompere subito le trasmissioni, immediatamente. Mi dici cosa succede. L'ha fatto. Non so. Vabbè, fa niente. Togliamo la pallina, togliamo la rice trasmittente, stop. Chiama il responsabile, colui che ti ha installato questa pallina, e digli di rimuoverla. Non viene nessuno. Toglila tu, prendila con le tue mani energetiche e la stacchi, e poi la butti via, finché non sparisce, la butti nell'infinito. Forse non va più. L'hai tolta? L'hai presa e l'hai buttata via? Senti Non riesco a visualizzarla. il fischio? Non lo senti? Meno forse, più tenue. Osserva se c'è qualche altro dispositivo nella tua testa. Vedo tutto disturbato, tutte immagini confuse. Non riesco a visualizzare bene le cose. Tutto disturbato come se fosse un'onda che disturba tutto. Adesso dimmi quest'onda a che frequenza vibra. È tutto un gioco di frequenze. A beccare quella giusta. Come se più provo a staccarmi e più Frequenza vibra questa. so. Ok, facciamo così. Stacchiamo tutto con le frequenze. Tu aumenti le tue frequenze. Porta la tua frequenza al massimo che puoi. Come fare? Osserva la molecola del tuo DNA. Dimmi come la vedi. Il filamento. Sì. Come la visualizzi? Colori, pezzetti come All'interno di questo DNA cosa c'è? Osserva filamento bianco. se... Niente. Questo filamento bianco a quanto vibra? Non saprei. 1000? No. Niente. Aumenta questa vibrazione al massimo e dimmi cosa vedi, cosa succede. Aumentala.
numero 6. Ma la posso portare quanto voglio, non mi cambia. Non ti cambia? Sì che cambia. Tu portala al massimo. Portiamo la 1000, non sono sicuro. Questo 1000 è il massimo. Posso portare anche 10.000, ma Portare 10.000. posso fare su e giù come voglio, non è un problema. Allora sei libero, non c'è più niente. Senti il fisico. Quello che non capivo. Ma quella deve essere un'altra cosa, lo te lo dico. Senti il fisico. Sì, ma è un disturbo diverso. Non è più un fisico. È una cosa diversa. Più tenue. Cos'è che è cambiato il fischio, no? Forse sì. Sì, Così ti disturba? forse meno. Ok. Allora, sembra che non ci sia più niente. Ovviamente tutto il resto scompare, ai suoi tempi. È un processo di riequilibrio generale. Facciamo un controllo veloce. Riesci a osservarti dall'alto mentre sei qui sdraiato? Osserva se c'è quel lux di prima. Non lo vedi più? No, non Osserva lo se c'è vedo. prima. Mi sento libero. Senti qualcosa in pancia? No. Non c'è più niente, hai fatto il lavoro. Al momento mi sento libero. Niente, ho fatto tutto. Adesso ritorniamo al presente. Ma comunque, se poi in futuro senti che c'è qualcosina da sistemare, basta che mi avvisi e lo regoliamo. Beh, adesso io conto da 1 a 5 e tu rientri al presente completamente. Ti reincorpori e mentre conto senti che il tuo corpo si alleggerisce. 1. Senti i tuoi piedi alleggerirsi. Li senti leggeri, così leggeri che sembrano fluttuare. E la sensazione è meravigliosa. Senti questa leggerezza che arriva fino al tuo bacino e senti le tue gambe leggere. Le senti così leggere che sembrano volare, sembrano volare, e tu ti senti meravigliosamente libero e leggero. Ti senti pervaso da una sensazione di benessere totale. 3. Anche la tua schiena si fa leggera, muscolo dopo muscolo si alleggerisce. Anche il tuo addome si fa leggero, e il tuo petto, ed anche le spalle. Adesso anche il tuo busto è completamente leggero. E ti senti libero, tranquillo, sereno. Una sensazione di benessere che aumenta. La senti lungo tutto il corpo. E ti senti forte, pieno della tua energia, totalmente forte della tua energia, senza sottrazioni, senza interferenze. 4. Anche le braccia si alleggeriscono,
e le mani e la testa. Adesso è tutto il tuo corpo ad essere leggero, a fluttuare, a volare, e ti senti libero, leggero, sereno, tranquillo. E ti senti bene. 5. Apri gli occhi. Che è il discorso della che sono convinto che un po' di danno l'ha fatto il farmaco che c'era scritto nel bugiardino che proprio provocava degli acufeni e io l'ho preso per un mese sto cavolo di farmaco. Infatti quando io ho finito con la cura lì, non so se era il giorno dopo, i giorni seguenti che non ho finita, che mi sono svegliato con questo fastidio, era la prima sensazione che ho avuto proprio di crisi di astinenza da quel farmaco. Quindi sono convinto che questo sibilo che ho adesso può essere un danno che mi ha provocato quel farmaco lì. Però è cambiato in ipnosi, no? Il tipo di sibilo. Perché sono più. C'è sempre, è sempre lì, ormai quello è fisso. Magari non c'era neanche niente di cosa, lo percepivo io, perché infatti non riuscivo a focalizzare niente. Diciamo che abbiamo lavorato con una scarsa visualizzazione. Non riuscivo a concentrarmi, c'era un qualcosa che mi disturba o non lo so. Però il lavoro è stato fatto. Io ho controllato tante volte, proprio per essere sicuro che il lavoro fosse stato fatto fino alla Io non ho fine. più il peso. Però guarda, che non hai più sintomi. Cioè io ho cercato di farti rivivere i sintomi, ma non li hai rivissuti. Il lavoro è stato fatto. Comunque, adesso poi tu mi dirai, poi col tempo, Sì, infatti, poi c'è bisogno un pochino con di. i giorni, le settimane, quelli che sono, poi magari mandi un messaggio su Skype, Sì. mi dici come stai, così. Come ti senti fisicamente? Stanco. Adesso un attimino di. Madonna. Spossato, no? Va bene, il lavoro è stato pesante. Va bene, io qui stacco. Vuoi metterla su internet? Sì. Aspetta, lo puoi dire al microfono, si sente, perché l'autorizzazione. Sì. Va bene.